E a proposito di gravità del momento, voglio sapere cosa pensa il direttore da Milano del fatto che noi è bene che siamo qui, se lui ritiene che sia un bene. Prego da Milano. Non c'è null'altro di cui possiamo parlare perché mai come mai nella storia è avvenuto che un'emergenza di questo tipo coinvolgesse tutti e tutti contemporaneamente e aggiungo per un tempo che non sappiamo quanto Esatto. lungo, perché abbiamo detto prima si chiude una settimana, si chiude 2 settimane, poi è stata ammessa per la scuola la data del 3 aprile, però in realtà nell'ultimo decreto, quello di mercoledì, siamo chiusi sine die, come si dice in termini giuridici, in altre parole, non sappiamo fino a quando. Da questo punto di vista, tu mi chiedi il nostro lavoro. Sì, il nostro lavoro è fondamentale, in questi giorni credo ancora di più. Io sono qui in redazione, ma il mio giornale lo stiamo facendo prevalentemente da casa. Credo che sia importante per quello che riguarda quello che posso raccontare della mia esperienza, dell'esperienza dell'Espresso, di tutti i colleghi, del personale tecnico, della segreteria di redazione. Credo sia importante fare come tutti gli italiani, quindi in questo momento gli italiani sono invitati a stare a casa, a lavorare il più possibile da casa, noi stiamo facendo esattamente la stessa cosa, per tutelare la salute nostra e la salute di chi ci sta vicino e al tempo stesso fare il nostro lavoro, che è altrettanto importante in questo momento ancora di più, perché poi forse ne cominceremo a parlare nei giorni prossimi, però quando si mette in sicurezza un paese, si mette in sicurezza sulla salute, ma si mettono in sicurezza anche le sue istituzioni, il più possibile. In questo momento se ne parla poco, ma alcuni articoli della Costituzione sono sospesi. Sono sospesi per ragioni di salute pubblica. Questo va bene, però diciamocelo Certo. che siamo in una situazione eccezionale. E diciamo che l'informazione, da questo punto di vista, fa anche la differenza tra l'Italia, che è un paese democratico, e un paese come la Cina, che non Che è democratico democratico, non è, con certo. tutte le sue difficoltà, ovviamente, con tutte le sue difficoltà. Penso che noi siamo tra quelli che fanno la differenza.